Ok, si dovrebbe sentire. Dovrebbe andare, aspettate un attimo. Allora, microfono, sì, ok, quello giusto, perfetto. Hello, aspettate qua, sistemo un attimo, che così dovrebbe andare bene, sì, così si vede bene. Ok, hello, e benvenuti in questa nuova live di Axel Axolotto, e beh, meno male, finalmente sono riuscito a ritornare qui, finalmente in live. C'ho ancora questa cosa qua che permette, diciamo, di vedere il movimento delle mani. Questa cosa qui penso che tipo la toglierò quando finirà l'abbonamento, quindi fra qualche giorno, settimana, qualche settimana, e questa cosa qui potrebbe finire. Poi mo c'è stato un aggiornamento, quindi potrebbe essere che dopo aggiornandolo si vedano pure meglio, però non è così importante, cioè, poter fare questo. Sì, ok, sarà una cazzata, però sì. Però no, non penso tipo che poi questa roba qui la potrò tenere per tanto. Però intanto finché ce la posso mettermi a fare queste stronzate, cioè tipo una cosa del genere. E poi tipo faccio tipo immagini varie, roba, senza dover mettermi su Blender a dovermi modellare con le mani messe in una certa posizione. Diciamo molto, molto più semplice. Comunque tanto non so che fare, mi butto un pochetto qua in creativa. E mi metto un pochetto a continuare le costruzioni, roba varia, con cui faccio vedere un pochetto il mondo in creativa. Visto che non so l'ultima volta che ve l'ho fatto vedere se poi l'avevo continuato oppure no. O non ve l'ho fatto proprio vedere, non me lo ricordo. Una di quelle cose là che non so se l'ho fatto mai vedere. Forse ho fatto vedere qualche cosa, forse gli screen. Forse ho fatto degli screen su Telegram, ma mi sa che non mi ci ho mai portato a fare un viaggio. Non lo so, non ricordo, però fanculo lo facciamo, perché intanto qua di solito non c'è nessuno in live, quindi sti cazzi, intanto lo faccio vedere da così. Ed è da un bel po' che non c'entro e diciamo, volevo continuarlo dopo le cose che sono successe in sti giorni qua, mi è un po' mancato questo mondo. Però qua non c'ho l'audio, le cuffie. Mi sa che non c'ho l'audio. Aspetta. Ok, no, è così allora. Devo aumentare per così. Oh, ok, adesso un pochetto si sente, comunque sì. Vuoi vedere qua se va? Ok, va tutto. Perfetto. Lo farò vedere qua di voi. Se la porta che si apre così, questa qua è una casetta stile Hobbit che avevo fatto. Comunque questa roba qua era tutta quanta tra l'anno scorso e inizio di quest'anno. Visto che questi ultimi mesi qua non ho potuto lavorare. Quindi sì, non ho potuto sistemare le cose. Vedete un po' di ragnatele. Però sì, qua ci sono tipo questi qua fanno di bicchierini. Tipo qua sopra, sullo scaffolding, sul tavolinetto. Diciamo che un po' tutta questa parte qua è terraformazione. Comunque. Sì, vabbè, qua è. Questo qua è un po' bruttino, però non sapevo come migliorarlo, l'ho tenuto così. Il funghetto così mi piace, il gnomo sotto, però boh. È simpatichino. Questi giorni qua il massimo che ho potuto fare è stato solo fare un paio di disegni in ospedale e basta, il resto non. A livello di giocare, a livello di fare, Minecraft non l'ho potuto toccare. Quindi sì, diciamo, tutte queste cose qui sono rimaste come erano un tempo, quindi sì, qua ci sta tutto quanto l'angolo con la caverna, la tomba fatta così aperta, e gli scheletri appesi. Un po' macabro questo qua quando l'ho fatto, non mi ricordo se è per una cosa o di Kendall o di Iron Blaze, non ricordo di preciso, però comunque quelle build era delle tombe, mi sa che era di Kendall probabilmente. Vabbè, qua c'era Suwako e Kanako, perché sì, che ci stanno le topo build. La cosa è che sì, giornicamente, anzi
Ieri ero dovuto mettere a giocare a tuo project in ospedale. Sì, l'altro ieri. No, l'altro ieri. L'altro ieri mi sono messo a giocare di notte a tuo project. Poi dovuto spegnere perché quella di fianco a me cagava il cazzo che voleva dormire. Che cazzo vuoi? Non dormi? Io devo giocare a tuo project. Ora non potevo manco stare al telefono così, manco chiamare. Stavo in chiamata con mia madre. E quella di fianco a me, che io chiamo amichevolmente Ue, comunque questo qua è un albero cazzo, così io chiamo tipo amichevolmente Ue, perché in continuazione diceva Ue, non lo so, sta cazzo di vecchia qui, aveva la faccia gonfissima, cioè le sarà appunto tipo un'ape, una vespa, comunque un calabro, ma che cazzo, insomma, è un po' gonfia, quindi era perennemente dolorante. Ah, qua ci sono venute alla fine le api qua dentro, si è fatto il miele. Comunque questa stazione qua mi scorre del tempo, dal fatto che qua ci sta il miele lì. Non so se mi sta di parlarci il miele. Comunque, vabbè, ho potuto giocare poco così, però ho potuto giocare a tuo project un pochetto. Visto che dio, dal livello di vista più o meno sono rigiornato e a livello pure di riflessi, cose in generale funziona adesso, adesso funziono. Quindi sì, ho potuto mettermi un pochetto così a giocare. Ah, sono rimasti gli exosponati, ho toccato l'acqua, oh no, ho toccato l'acqua, adesso ho sbloccato altre barche. Da quant'è che non toccavo l'acqua? Così, qua tutta la roba custom, ma perché qua c'è tipo i cose invisibili, i cosi, vabbè, dove si mettono le cornici invisibili. Quindi qua potevo mettere degli stecchetti Nautilus per terra. Questa qui è anche si chiama, Nautilus, per me è Omanite, questo è Omanite. Quindi vabbè, poi c'è tutto quanto l'albero con la roba, tutto figo. Facciamo qua fare un piccolo viaggetto. Poi qua dovrò andare avanti con le bacche appese, il miele. Sì, tanto amore per i dettagli. C'è una capra! Ho sentito una capra! Ma io non ho spawnate le capre! Ma io non ho spawnate le capre! C'è una capra da qualche parte! Ho sentito beh! Ho sentito beh! Dov'è? Dov'è? Capra, capra, capra. Capra, capra, capra dentro a casa mia, capretta! C'è una capra urlante, una capra. E qua c'è una boccetta d'acqua, un coltello, un mestolo. Qua questo così, con il cassettino di copertina per aprirlo, un forno, una piastra. Capretta, 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 vuoi andare sul mio letto, capretta? Questo qua è il mio letto, è molto triste. È molto triste questa cosa, però sì, questo qua è il letto. Questo qua lo riapro, perché volevo fare tipo un mezzo piano sopra. Questo è l'albero enchant. Diciamo, questi giorni qua ho avuto un bel po' di cazzi per la testa, un bel po' di testa per i cazzi. Come qua è un angoletto che ho voluto fare terraformando con l'albero. Ho fatto anche questo custom di Azalea. Diciamo che è bello questi giorni qua poter uscire di nuovo, visto che allora. Piccolo grande recapone, praticamente allora il 4 avevo fatto appunto questa puntura lombare così che avevo deciso di fare perché diciamo medici hanno dato due opzioni: o fai puntura alla schiena e capisci subito che cazzo c'hai, o aspetti 3 mesi, poi ti fai una risonanza, aspetti altri 3 mesi, fai un'altra risonanza, ti caghi il cazzo. Che il cazzo non saprei mai come stai, così lo saprei in ritardo. Quindi se devo. Ok, scelgo l'opzione là della puntura sopra la cosa, questa comunque è una torre della strega. Questo qui, una torre, diciamo, un castello della strega. Questo
ho deciso di fare, scegliere l'opzione semplice, quindi fanculo, faccio una puntura, sto a letto qualche giorno, ma almeno so quasi subito la risposta. Ecco, io devo farla così la statua, come cazzo era fatta? Qua aspetto, voglio un attimo vedere, perché volevo fare sempre con i miei amici una cosa del genere. Ecco, però non mi ricordo di preciso, perché l'ho fatto molto simile, ho fatto tipo Duolingo, però era un'altra cosa, però qua non mi ricordo di preciso come era fatto. Perché l'ho fatto molto più simile a questo, però con il casco completamente diverso, quindi cioè, che scende in maniera diversa. Però sì, qua c'erano tipo i golem. Mi sa che c'è pure qua dietro un'altra cosa tipo golem. Da qualche parte, ecco, c'era un gnomo, era un gnomo, era un gnomo, un gnomo. Ah, ma gnomo! Oddio, sembrano no, gli elfi, i goblin di Adventure Time. Vabbè, questo qua è Kyubey. Mi sono sentito un po' come Omurakami in questi giorni, un po' tipo alla cazzo, manco fossi malato terminale. Però non è venuto nessun gatto alieno satanico a dirmi di voler diventare una strega. Un grande peccato. Vabbè, questa qua era una costruzione fatta da cazzo di cane stortissima perché volevo provare a vedere costruzioni scientifiche fatte in obliquo. Quindi sì, ho cercato di fare questa roba in obliquo. E quindi è vuota, è semplicemente un edificio che raccoglie ipotetica energia. Ecco, e fermandoci davanti alla costruzione di Koishi, posso dire che probabilmente ha avuto un effetto, cioè probabilmente, diciamo, in questi casi qua, Koishi è stato tipo il diavoletto che c'avevo sulla spalla, visto i vari problemi. E allora, praticamente, sì, non so se il giocatore a Tau Project non sa bene più o meno quali sono i poteri di Koishi Komeji. Qua, oddio, perché qua ho un po' bugato? Aspetta. Fammelo fa così perché qua era un bugato. Non so perché qua era più bugato. Non lo so perché l'ho lasciato così. Boh, probabilmente è scarso. Comunque, diciamo, ho avuto gli effetti di Koishi Komeji. Quindi, diciamo, problemi pure che vengono pure con la sclerosi multipla, tipo stati confusionali, poca memoria, problemi. Ma insomma, Koishi ho capito che dà l'encefalite. Ho capito che comunque il potere di Koishi è quello lì. Quindi sta tipo, vabbè, ma è così, allora ok, ho capito quali sono i poteri di un ipotetico Koishi e perché viene temuta così tanto dagli esseri umani, ho capito perché stai sotto le fattura è brutto, è un po' tipo come essere drogati ma senza droghe. Cioè che molti anzi pagherebbero secondo me per stare vicino a Koishi Komeji, però io avendo avuto cose simili agli effetti che nel gioco dovrebbe darti Koishi, posso dirvi che no, meglio di no. Oh sì, adesso questa qua per me, diciamo questa struttura qua dell'occhio chiuso acquisirà cosa diciamo un significato extra. Cioè non auguro a nessuno di ritrovarsi in un cazzo di ospedale in mezzo ai vecchi e gente che ti chiede che giorno è oggi, come ti chiami e roba del genere. Diciamo che fa brutto, veramente brutto, cazzo quanto è brutto. Questa qui è un'altra casetta, è uno tipo del primo che ho fatto, che era una casetta della giungla con qua un po' di molta meno roba custom rispetto all'altra casa. Vabbè, qua un po' di blocchi di rame perché terraformo così, cioè terraformo comunque diciamo aggiungo dettagli così, qua c'è un castello di sabbia. Con una spiaggetta fatta tutto questo qua un po' da me, idem qua le ninfee fatte con il metodo Erenblase. Vabbè, qua la roba vale. Così, diciamo che questi giorni qua sono passato dal vabbè, puntura lombare, tutto apposta, però questo qua era tutto più o meno a posto, si mal di testa, ma mi stanno a passare.
Oddio, questo qua è bruttissimo, l'albero gastomo. Questo qua non so se buttarlo giù o fargli. Cioè, sì, lo dovrei buttare giù e rifare da capo. Comunque, diciamo. Ha fatto pure una piletta di merda qui vicino ad Isaac. Comunque, sì, questo qua è Isaac, quindi va di papà. Isaac è qua. È un pochetto arrugginito qui, ma è. Cioè, fa più figo così. Cioè, io lo tengo così, se. Comunque, diciamo. Passato i giorni da, vabbè, puntura lombare, tutto a posto, così i primi 2 giorni, terzo giorno provo a uscire, mi sento male, per una sera comunque riesco a uscire, così. E niente, il giorno dopo mi chiamano e niente, dove andare a pronto soccorso, non ho sbrigatemi, però comunque è una cosa più o meno seria, ma comunque questo era da Cirno col Ciro Miru in mano. Cirubiru, 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 comunque, questo qua è un Wailord. Questo qua è tipo, penso, una delle quelle che si è venute meglio, perché ho fatta così alla cazzo di cane, ma è una di quelle che penso sia venute meglio di strutture di Pokémon. Poi vi faccio vedere poi dopo. Però sì, più che altro con la bocca aperta. Qua abbiamo un albero di Natale. Comunque prendo, mi chiamano, devo andare in ospedale e quindi vabbè prendo dal pronto soccorso, cominciano un pochetto qua con le visite, poi non mi avevano segnato, cazzi e mazzi, problemi della Madonna, non si sa, non so seriamente che cazzo sia successo. Fammi tanto, posso avvicinare il microfono? Oh, ok, così si dovrebbe sentire meglio. Comunque, cazzi vari. Vabbè, faccio le cose, analisi del sangue, quindi prelievo, classiche cose del ok, apri la bocca, dia, sorridi, lingua destra, sinistra, cose, pronuncia parole varie, ok, questo qua che oggetto è, dimmelo, cioè comunque classiche cose per capire, ok, a livello di, come stai, perché appunto tipo ti sospettavo un encefalite, almeno ha avuto un encefalite e quindi spiega perché pure mai nell'ultima live, pure quella di Diablo, ero abbastanza confuso, ero abbastanza confuso da colpirmi da solo. E questo qua diciamo più o meno spiega alcuni problemi che ci ha avuto, non so come ho fatto a fare l'esame in quelle condizioni, ma ripeto, forse magari non l'avete notato perché se posso fare un esame di maturità in quelle condizioni, live sono roba che vengono tranquillamente. Quindi, beh. Ma hanno chiamato qua per sto motivo, quindi niente, vado là, però fanno prelievi, fanno tutto così e niente, e resto là. Dovevano farmi un elettrocardiogramma, non mi hanno fatto un cazzo. Vabbè, sti cavoli. Comunque questo qua è Frog Chiara, Frog Chihuahua. Fantastiche. Non so se mo continuo a fare questo tipo di cose, Chiara di Hololive, non lo so se Takanashi Chiara fa ancora queste cose, però. Qua è Frog Chiara e là c'è Mori Calliope. Comunque sì, praticamente prendono e quindi stiamo là fuori sulla sedia. Quindi perché cazzo c'è la neve qua? Non c'era. No, aspetta, ma questo qua non è il mondo nuovo? O non c'è? No, questo qua non è il mondo nuovo, non ci sono i ciliegi. Quale cazzo è quello con i ciliegi? Ciao! Non è quello con i ciliegi questo, vi sto facendo vedere il mondo quello vecchio! Cazzo, cazzo, quello vecchio, che combino! E che praticamente dal 4 che avevo fatto una fantomatica puntura lombare, che era tipo ok, qualche giorno di riposo, poi ricomincia a streamare. Alla fin fine mi hanno dovuto chiamare, sono stemma non mi insultare. Oh, pezzo di merda, ciao proprio. Comunque, niente, mi hanno preso e mi hanno chiamato che dovevo andare al pronto soccorso. Ok, vabbè, poi dopo se vi faccio vedere questo qua, mi sa che è quello vecchio, non è quello là. Sì, infatti è quello cazzo vecchio, mi sa. Porco Dio. Fatto vedere fino ad adesso, ecco perché alcuni cambiamenti non c'erano. Perché intorno a sta zona qua mi sa che ci stava un'altra cosa, aspettate, fatemi vedere. Perché qua non mi c'hai i ciliegi del dio merdo? Comunque mi hanno chiamato e niente, vado lì, prelievi, classiche cose, roba per vedere a livello cognitivo se ci stavo ed era ancora un cazzo di zombie, sembravo un ghoul, sembravo letteralmente un ghoul. Fammi vedere se questo qua.
ce l'ha le cose oppure no. Comunque, vabbè, prendo, faccio tutto, riesco a rispondere. Magicamente, l'unica volta che sapevo che giorno è, mica di qualsiasi altro giorno della mia vita, che giorno è oggi, io non ti rispondo. Ho saputo rispondere. L'occhio va bene, ho fatto pure comunque, diciamo, alcuni test così è. Poi intanto parlo così vi spiego tutto. Aspetta, fammi vedere qua. No, questo qua, ok, no, questo qua mi sa che è quello ancora più vecchio di mondo. Dove cazzo, quale cazzo è il mondo nuovo? Koishi, Koishi, dimmi cosa cazzo sta succedendo, non ricordo un cazzo. Jake the Adventure Time, ciao. Fammi un attimo vedere se era questo qua il mondo, neanche. Dove cazzo è il mondo nuovo? Porco Dio! Dove cazzo è il mondo nuovo? Non è neanche questo qua quello nuovo. Ho perso le cose! No, ho perso la casa nuova, porca troia! No, Dio Cristo, Dio bastardo! Questo qua comunque sono tutte quante strutture, volevo farle vedere piano piano, ma mi sa che ho perso una struttura. Sì, mi sa che l'ho persa. No, mi sa che non c'è, mi sa che non c'è, qua non mi carica, no. No, i fanghi, no, mi sa che non ce l'ho, cazzo. No, non mi dica che mi si è resettata quella parte di mondo, Dio merda, Dio. Perché? Perché nulla va bene? Prova, vivi, già l'ho portato in live. Già l'ho portato. Già l'ho portato in live quel cazzo di Grand Game di merda. Manco me lo ricordo più, so solo che c'ho bestemmiato dietro. Non so manco se l'ho finito. Mi pare di sì, non ricordo, vaffanculo. 1,20. Proprio questo, mi sa che è questo 1,20. Uno di sti tre deve essere per forza. No, non porto il fissari via. L'hai 1000 non, li po non lo porto. Tanto è qua che potete vedere i miei movimenti delle mani. Ah, comunque, vabbè, mi hanno chiamato, mi hanno fatto fare varie cose. Quindi, classico alza le braccia. Quindi, alza le braccia. E vabbè, mo non me lo prende perché sto coso del cazzo, il telefono qua non me lo prende. C'ho il microfono davanti. Comunque, sì, vabbè, alza le braccia, cosa così, apri la bocca. Di parola a caso, tipo territorio, extraterritorio, territoriale, cazzi e mazzi. E niente, hanno visto che più o meno a livello di cognitivo ci stavo, cioè almeno rispetto a qualche mese fa ci sto. Le mani almeno, le mani le ho fatte con i guanti, le ho fatte quando ho portato i gameplay di Spiro, ragazzo mio, un pisello magico. No, non è vero, era di Spyro 1, non del 2, del 2 non l'ho mostrato le mani, però nell'1 sì. Ho le manine piccole. Comunque. Prendono così, vabbè, fanno tutto, analisi del sangue, mi sfondano le braccia e niente, mi buttano fuori e un cazzo di niente. Sto lì nel corridoio ad aspettare fino a tipo di notte, che praticamente mio padre così è riuscito a reperire una cazzo di barella perché sennò avrei dovuto dormire su una sedia di ferro. E scricciolo durante l'ultimo gameplay di Diablo, mi sa che ha fatto una brutta fine insieme a quegli altri morti, quindi per adesso ho questo qui. Non so, preferite questo, se no posso sempre andare a comprarne un altro di scricciolo, però per adesso qua c'è un minime. Visto che lo utilizzavo per le animazioni, è già apparso in alcuni animation meme, non so se utilizzarlo. Il mio minime. È il minime. Comunque sì, ovviamente mi hanno buttato là a dormire su una cazzo di sedia. Quindi mio padre così era riuscito a reperire una fottuta barella, almeno avevo dovuto dormire là. Tipo verso mezzanotte passata e mezza e 40 mi hanno ficcato in una cazzo di stanza e noi eravamo in un corridoio. Va bene, vado a prenderlo. Ah, perché ci tenete così tanto a quel coso? Cioè, è un coso. Ah, va bene. Ah. Va bene, scendo qua giù, vado a prenderlo. Dove cazzo è? No, questo è morto. Eccolo, forse qua, questo forse. Forse questo qui. Eccolo qua. Sì, eccolo qui.
Va bene, ho preso quest'altro, ho preso il numero 725. Va bene per voi? Adesso va bene per voi? Ah. Ok, così avete ancora più merda davanti. È ancora più inutile che mi si vedano le mani, cazzo. Prima lo odiavi, adesso lo ami, bastardo. Bastardo. Comunque. Ah, ok, e qua. Ah, la costruzione. Ho cominciato quella di cura? Ecco, qua è le prime cose. Non ricordo un cazzo, però le cose le faccio uguali. Perché l'avevo fatto tipo in un mondo così creativa, in un server, però poi non ho più continuato. Eccole qua tutte quante le cose, perché là non ci stavano tutta la roba nuova. Quindi vabbè, eravamo rimasti a Chihuahua e Calliope. Qua a livello di statue. Sì, ho Fortnite, cioè ho Fortnite on the PS4 and the PS5. Comunque sì, qua c'è Calliope. Roblox pure, l'ho portato anche in live. Devo aggiornarlo perché non è da un botto e non aggiorno. Scherzo, tua mamma? Sì, la mamma ce l'ho, affanculo. Ma comunque, vabbè, qua devo finire di fare Gaorgura. Perché ho fatto pure cominciare una mini cura. Comunque, vabbè, intendo Pokémon Kyua. Eh sì, è Takanashi Chiara, anche se. E la versione rana e Frog Wawa e Chihuahua Frog. Sì, è molto stupida come cosa, però l'ho voluta fare. Qua volevo fare tutto il resto del uno live MIF. Quindi tutti quanti i miti. Qua c'è un coso, c'è un Amogus. Qua ci sono io. Un altro mini-me, pieno di mini-me in giro, pieno di mini-me. Ho voluto mettere tanti mini-me. Ecco qua perché vedete che. Volevo mostrarvi questo qua perché qua ci avevo messo pure il ciliegio per fare altri dettagli. Vabbè. Comunque, mi hanno buttato così sulla barella e ho scoperto che poi c'è stata pure altra gente che molto probabilmente aveva la sclerosi multipla. Quindi, non sono l'unico, però. Stavo tipo al pronto soccorso per altri problemi. Gente, tipo, ci ha avuto problemi più seri. Così, per fortuna, diciamo, stava abbastanza bene. Però sì, diciamo, mi hanno buttato qua su sta barella, in sta stanza qui, in piena notte, almeno ho potuto dormire un pochetto, così. No, adesso sì, vabbè, il giorno dopo prendo, e poi ho mangiato la roba del McDonald's, stupido io, però. Mi hanno preso e mi hanno portato in sto ospedale neurologico. Quindi veramente ho fatto tipo una nottata così e due nottate a sto ospedale. Sì, è perché ho avuto appunto questi problemi all'occhio. Avevo avuto diciamo pure un virus che di solito prende i bambini. Io non lo so perché ho il cazzo di sistema immunitario di un bambino di 2 anni, anziché riuscire però a combatterlo da solo, senza uso di farmaci. Non lo so che cazzo ci ha avuto, però ha avuto cose. E quindi praticamente mi hanno messo in sto ospedale in mezzo più o meno ai cazzo di vecchi. Sì, quindi tipo. Vabbè, qua c'è ancora questo coso, questo shulker. Questo qua è botto figo, ce cioè l'ho fatto così con la parte qua luminosa, luminosa, che sembra tipo che la spara. Comunque sì, mi hanno messo praticamente là e sempre solite visite. Anche se ho fatto tipo roba un po' diversa, quindi mi hanno punzecchiato con un ago per il secondo giorno e mi hanno preso. Il giorno dopo quando sono arrivato, perché ho fatto tipo un giorno, diciamo, al pronto soccorso. Una parte dell'altro giorno è stato al pronto soccorso, questo ospedale. Il giorno dopo è stato questo ospedale. Ieri è stato comunque fino al pomeriggio questo ospedale qua. Quindi praticamente l'ho dovuto fare, diciamo, alcune visite. Quindi, che ne so, primi giorni analisi del sangue, mi hanno sfondato le braccia, praticamente. Avevo finito le vene in corpo il giorno dopo, praticamente mi hanno dovuto bucare sul piede. L'altro ieri mi hanno bucato sul piede, non avevo più vene. Sapete che cazzo vuol dire? Mi bucavano, non avevo vene, non usciva sangue. Sapete che cazzo vuol dire? Mi hanno reso una cazzo di groviera. Ok, vabbè, questa qui è cosa? Porco dio, Fubuki Pigna. Fubuki Pigna. Questo qua è un Kirby. Questo qua è carinissimo. Questo qua è Kirby.
Quello che Kirby può venire così semplice, ma così bello. Però vabbè, comunque mi hanno buttato qua e quindi mai stavo su sto cazzo di letto, così a dover fare ste visite di merda. Quindi vabbè, il primo giorno appunto stiamo così, il secondo giorno è stato ok, così vediamo a livello di cose, ma hanno fatto tipo con degli aghetti, oltre abbiamo usato l'analisi così, tipo con sti aghetti qua, appuncicarmi su gambe, braccia, piedi, per vedere la sensibilità, quindi diciamo ho capito che tra quello e i potenziali evocati che è letteralmente ti ficcano degli elettrodi in testa, ti mettono le cose sul, tipo altri elettrodi sul collo. Ti danno tipo delle. Ti mettono una specie di bracciale, coso elettrificatore sul braccio, una messa a terra sull'altro e tipo ti danno delle scosse sul polso e vedono tipo la reazione delle mani, del resto del braccio. Stessa cosa più o meno te lo fanno su entrambe le braccia e poi dopo pure sulle gambe, quindi il bracciale te lo spostano là, gli elettrodi ti restano in testa, però il coso che dà le scosse, questo parallelepipedo blu collegato a corrente, te lo cosano sui piedi. Praticamente serve tipo tutto questo qua e te lo fanno lì per vedere appunto la reazione, come reagisci, la sensibilità. Ho capito, diciamo che invece poca sensibilità sulle gambe, ma le gambe ce l'ho martoriate, quindi è il minimo, quello penso sia il minimo. Giochiamo a Roblox. Non so se do questo qua, più che altro non so, fra poco forse dovrebbe venire inizia verso le 4, quindi forse stasera. Stasera non c'ho un cazzo da fare. Comunque, vabbè, qua ci sono mini alberi di ciliegio, un albero di ciliegio, una parte custom con un tavolino custom, lampade, carne cruda, carne cotta, una casa molto rosa fatta con il ciliegio. Sì, qua con l'interno un poco decorato con i nuovi blocchi 1,20-1,21. Qua vabbè sono villaggi modificati da me che ho deciso di rifare. Sistemati poco, però comunque un qualcosa ci ho cercato di mettere. Ah, ok, su di sotto là ci hanno messo il campfire. Vabbè, qua le lampade di mangrovia. Che roba varia. Qua la torre un po' rifatta. Ho rifatto un po' tutto quanto a sta parte del villaggio. Comunque mi hanno preso, mi hanno dato le scosse in testa, mi hanno fatto tipo elettroshock. Mi prendevano così, mi hanno messo questo coso a forma di disco collegato a corrente, sempre con sto cazzo d'apparecchio con Windows 95 sopra. Cioè non mi sto prendendo per il culo, era tipo un apparecchio anni. Boh. Mi hanno detto più o meno, mi sapevo 60, 70, 70 forse. Con ste cazzo di manopole, sto coso giallo, giallo vecchio, con ste cazzo di manopole, sto monitor qua con sto Windows 95. Comunque qua vabbè, ho voluto fare una cosa tipo pescheria, come una cosa alla The Gandalf, quindi col porticciolo qua, col ponticello. Qua volevo continuare a casa, che avevo cominciato, che poi non avevo più finito. E quindi qua devo finire questo e devo finire coso. Questa qua volevo fare una casa medievale. Poi vabbè, ho cominciato Orgura e mi sono completamente dimenticato di questa casa. Vabbè, qua c'è un castellino. Con un robot. C'è un castellino con un robot a guardia. Vabbè, qua sempre roba custom. Tipo con tracciati, cose. Comunque diciamo questo villaggio custom è abbastanza figo. Comunque sì, mi hanno dato tipo queste scosse elettriche, con questo coso a forma di cerchio, tipo prima da un lato della testa, poi dall'altro, poi al centro, quindi tipo sotto la cervicale, poi sotto la schiena per le gambe, insomma. Mi hanno dato un bel po' di scosse elettriche da capo, in capoccia, per vedere diciamo la mia reazione, cosa che hanno tipo, ma non devi muoverti più di tanto, ma non devi saltare, ero tipo come cazzo faccio a non muovermi che mi stai dando delle scosse elettriche, porca troia. Però sì. Avevo un onigiri. Comunque penso la cosa peggiore siano state le cose da mangiare più che
più che le visite e il resto della roba. Comunque qua dentro c'è la bocca di fuecoco, fuecoco. Così, diciamo, un po' una rottura di cazzo è stata. Molto, molto rottura di cazzo. Non sapevo cosa fare. Mi ero messo ogni tanto a vedere i video. Al secondo giorno che stavo all'ospedale, mi hanno detto che potevo uscire un pochetto fuori le scale. Scale che comunque c'avevano tipo le sbarre. Quindi, comunque, pure se stavo stavo comunque con la minima vista del sole, le sbarre davanti. Quindi, è quello sì. Però almeno ho potuto respirare un po' d'aria pulita dopo giorni che ho passato a casa a rompermi il cazzo, guardare Fire Force e i film di Shrek. Come sono riuscito a buttarmi giù mentre coso di tutto Fire Force, i primi due film di Shrek, Porco Rosso, Kiki Consegna a domicilio, non lo so. Sono riuscito a buttarmi giù la peggio merda, ma la peggio merda. Adesso cosa che vado un pochetto avanti qua con la costruzione di Gorgura. Così sono riuscito a buttarmi giù la peggio merda in sti giorni. Stavo cagando il cazzo fortissimo. In ospedale non ho potuto vedere niente perché appunto diciamo c'era poca connessione, non prendeva, quindi a malapena i video. E poi stavo vicino a quella con la faccia ipergonfia per le punture di api, vespe, quel cazzo che era tipo ogni due, cioè che comunque rompeva le palle, si lamentava, dormire, spegnete la luce, spegniamoci, io stavo veramente arrivato fra questa qui che praticamente cagava il cazzo, era una rompipalle a livelli devastanti, ma proprio grossi, devastanti, mastodontiche rotture di cazzo. Non potevo stare sveglio fino a troppo tardi perché no, dovevo dormire. Ma perché era mezzanotte, posso capirlo, però se non ti spengono la luce, hanno altro da fare, non ti spengono la luce. Quindi, questa qui che stavi troppo al telefono, stavi così, quindi ti rompeva le palle. Però è rotto di cazzo, ti prendeva male staccavi vicino. Quella lì che stava, diciamo, al centro della stanza, che stava lì, più che altro stava a posto con la testa tutta tranquilla, scherzava, rideva, cosava, quella che c'è stata di più. Però era cascata di testa in bagno, che cazzo poteva fare? Si era fatta male al piede, quindi stava là più per riabilitazione, perché appunto era cascata, si era fatta male, aveva un attimo sbattuto così. Che ha più che altro, però a livello di cose ci stava. Un attimo ha avuto appunto, penso, piccolo trauma cranico, ma stava a posto. E poi c'è stava invece quella lì che c'ha avuto un ictus, quindi a malapena cosa, parlava solo per lamentarsi, parlava solo per lamentarsi. Quindi sai, tipo, ma quindi parli, ma quindi ti va di stare zitta solo per rompere le palle. Questi ultimi giorni qua, a quanto pare comunque stava a recuperare, più o meno comunque capiva chi era, capiva dove stava, capiva più o meno che cazzo sta succedendo, e capiva che le medicine, se gli dai le pasticche mezze spezzate, quelle pasticche sono amare, giù non le voleva andare, quello là lo capiva. Quindi praticamente sì. Io almeno ho avuto chi ti ha saputo tenere compagnia, anche se per un po', vabbè sì. Poi, vabbè, la chiamata così che ci eravamo fatti, anche se, ripeto, stavo in mezzo al corridoio, quindi magari non potevo farmi sentire più di tanto. Ripeto, ero un po' tipo come quello mezzo accampato, che, ripeto, che sicuramente stavano almeno bene così e si chiedevano perché che cazzo ci facevano là. Eravamo io e un altro signore che avevo visto fumare sulle scale. Credo che eravamo tipo al perché cazzo se stiamo bene, stiamo qua. Quindi è quella. Telefono sì, ma non troppo, cioè, diciamo, rompevo nel cazzo pure i medici, infatti quando stavo tipo così sul tavolino e volevo andare fuori dalle scale per chiamate, ma non potevo mettere mal di segna fuori, visto che appunto mi ho detto, un minimo potevo uscire fuori, ma però più ci sono stato quando è venuta poi mia madre, però potevo starci proprio il minimo indispensabile, fammi intanto vedere qua azzurro. Il minimo perché non lo so perché non volevano che ci stessi, magari avevano paura che altri uscivano se stavo pure io fuori, non lo so, però comunque io almeno tu mi hai tenuto un po' di compagnia, tu un po' mia madre, ripeto,
sentito poco la gente. Poi c'è stato tipo mio cugino, tipo, ma non mi hai risposto. E io dico, ah, cazzo, me l'ho scordato tu che mi avevi scritto e scusami, ma sì. Dopo che mi scrivono 700 persone, non è che mi vada a ricordare tutti quanti. Mi hanno scritto tanti, tanti professori, compagni, coparenti, tutto, tutti. Diciamo che era così, però si sentiva abbastanza, accusava la solitudine. Faccio un attimo se è per così. Aspetta. Scalini di quarzo. Provo un attimo a fare una cosa. Vedo un attimo se così può venire bene. Ok, così penso vada bene. Sì, così. Secondo me avevano paura che potessero portare infezioni da fuori per gli altri pazienti. Sì. Ma anche diciamo che io più che altro il soggetto a rischio, cosa che tutta la gente mi hanno detto, devo bere così, devo averci comunque le cose mie, devo stare iper attento, non attaccarti alle bottiglie dell'altro, asciugamani cose tue, perché devo stare attento, perché appunto hanno scoperto che poi è un herpes che prende i bambini, non so come, dove, come, quando, cazzo me lo sono beccato. Hanno detto che probabilmente c'era pure da un bel po', quindi quello potrebbe essere che da inizio anno i problemi di vista erano dati appunto da quello, che già da inizio anno mi hanno dato problemi. Ma il fatto è, come cazzo me lo sono beccato? Che dovrebbe essere una cosa che appunto prende i bambini, come cazzo mi è venuto? Non si sa. Però per questo qua hanno detto che è meglio che non mi attacco, cosa comunque devo stare un po' più attento. Idem valeva per te. Quindi diciamo questo qua che stavano proprio gli orari delle cose, anche se i miei tipo se ne sono sbattuti al cazzo, quindi è quel. Sono venute veramente tutti e 2 giorni in cui stavo così, almeno il primo è papà, poi dove è venuta pure mia madre, comunque sono venuti. Almeno hanno potuto fare un pochetto di compagnia. Però sì, almeno diciamo non sono stato solo, e si pare che non venivo lì direttamente invece che chiamarti. Lo so, ma appunto diciamo che sono solo i familiari, ma non è detto manco che facevano entrare, cioè hanno fatto entrare i miei, ma tipo caso eccezionale. Perché io mi potevo alzare, potevo uscire dalla camera, cioè diciamo io sono autosufficiente, quindi cioè, potevo fare un po' il cazzo che mi pareva, potevo pure andare in giro al sonso, non mi potevano di un cazzo, perché comunque quello sì, a livello è, sta bene, quindi cioè fai il cazzo che ti pare. Tanto, ripeto, stato confusionale, roba così, non ce l'avevo più, quindi stavo là, potevo stare tranquillo. Infatti qua mi hanno chiamato più per il fatto di encefalite, stati confusionali che ci ha avuto, più per quello che per altro. Che appunto hanno visto così che mi sono passati, stavo bene. Però sì. Diciamo, ci ha avuto un po' di problemi qualche mese fa, quindi è normale che mi te volevano tenere un po' sotto controllo. Ma se invece qua gli faccio gli occhi rossi come la cura cattiva? Se la faccio così, però allora aspetta, faccio un po' blu e un po' rossi, faccio un attimo. La faccio un po' e un po'. Così ci sta, così ci sta, così ci sta. L'ho fatta meglio in un server, dove ho giocato in creativo, però così ci sta. Aspetta, forse così. Sì, ok, più carina così. Comunque, beh, non ho reso, mi hanno fatto dare potenziali vocali, comunque come test. Hanno attaccato sti cazzo di elettrodi e niente. Hanno visto che a livello di reazioni ci sto, a livello di
livello cognitivo, di reazioni, di cose, tutto apposta, a livello di sensibilità pure. Ho perso in alcune parti un pochettino, un minimo di sensibilità, tipo un po' alle mani, un po' ai piedi, però roba che si riacquista, roba che tranquillamente si riacquista, quindi no problem. Gli assolotti possono rigenerare tutto il loro corpo, quindi per me non è un problema. It's no fucking problem, bitch. Quindi sì. Niente, quindi vabbè, hanno confermato la diagnosi che si pensava. E niente, tutto qua, semplicemente hanno confermato tutto. Hanno visto che sì, c'ha avuto qualcosa, però comunque si è sistemato da solo. Non si sa come il mio magico corpo, cioè, si attacca alla merda che viene ai bambini 2 anni, però riesce comunque alla fin fine a curarsi da solo. Questo qua poi devo andare avanti. Però sì, alla fin fine tutto quanto a posto. Posso tornare a fare live, diciamo, tranquillamente con il solito regime del quando cazzo mi va faccio le live. Quindi un regime che non è mai esistito. Con il regime del faccio prima scordarmi di avere un canale Twitch che fare live. A parte perché il servizio fisioterapia Sinned non è chiuso ancora i battenti. Fisioterapia, vabbè, non so tipo quasi. Io dovrò fare fisioterapia. Sicuramente delle terapie sì, fisioterapia non lo so. Perché ripeto, cioè, tipo, fatemi come un 1% me manco della sensibilità. Quindi, cioè, roba che. Poi io, avendo tipo una soglia del dolore alto, non sapevo quanto è che dovevo sentire la quindi era tipo dimmi quando fa male quando lo senti ero tipo no no vai ancora no vai ancora vai ancora adesso tipo è 100 di potenza sto tipo no no vai 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 cioè sono masochista posso sopportare ancora di più vai vai no però ero tipo vabbè vai sore arza arza che così lo sento poco se no non mi fa niente. Quindi sì, praticamente a livello di sensibilità c'ho quasi tutti, solo un po' le gambe, ma le gambe sono la cosa che se ne è sempre andata, cioè, hanno sempre fatto schifo, quindi sensibilità in più o in meno non so come ho deciso cosa mi cambia, però sì, hanno detto che è nella norma. Quindi mentre magari non sentivo dolore, però la mia gamba reagiva. Cioè, più che altro non sentivo dolore perché per me quello non era dolore. Cioè, mentre magari c'ho le manine un po' più sensibili, i piedi, mi ci tiri le fucilate, le bombe a mano, e sto tipo, vabbè, ma non fanno così male. Dopo dell'ostazione al ginocchio, voglio vedere cosa definisci dolore. Voi esseri inferiori. Magari vi prendo un crampetto, vi fa male la gambuccia. Comunque sì, del resto ho finito. Comunque l'ultimo test che ho fatto è praticamente sempre dei potenziali vocali o evocali o non lo so come cazzo si chiamano, i potenziali qualcosa. Diciamo era stato quello lì. Ok, fammi un attimo il quartetto. In cui ci stava questo monitor, questo sì, evidentemente ci hanno messo davanti un monitor con una scacchiera e c'era un quadratino giallo al centro, alternavano più tipi di scacchiere, io dovevo rimanere concentrato su il quadratino giallo al centro. E io tipo, senti, fino alla sera prima ci ho adatto Project, per me questa qua è una bazzegola, per me quella là è una puttanata. Sono un player di Tau Project, ci sono cresciuto con queste cose, non è vero, ci gioco da pochi anni però. Cioè, so come funzionano queste cose.
ripeto, se il giorno prima sono riuscita ad arrivare allo stage di Reimu di Toho 8, vuol dire che tranquillamente posso fare il cazzo che mi pare. Se tranquillamente posso guardare un misero quadratino giallo. Quindi l'hanno fatto prima con un tipo di scacchiera più piccolo, poi con uno più grande. Hanno visto che appunto l'occhio reagiva bene, che io reagivo bene. Quindi sì, pure a livello di vista, di cose, di funzione, tutto a posto. Se faccio schifo nei videogiochi è perché faccio schifo e basta, non ho scusanti. Devo dire prima perché c'è che so magari appunto cioè, vorrei sfidare qualcuno a giocare con una cazzo di encefalite, però adesso che non ce l'ho adesso tipo non c'ho più scuse per poter fare schifo ai videogiochi, non ho più scuse adesso, se faccio schifo faccio schifo e basta, fine. Comunque quella cosa là era, cioè la cosa strana lì era tipo avere i medici che ti chiedevano a te tipo la diagnosi e tu sei tipo, ma io sto qui per farmi diagnosticare, che cazzo ne so che cosa c'ho? Sto qui apposta, ditemelo voi, cazzo. Voi mi avete chiamato, io che ne so. Cosa è rimasto a casa? Cioè io volevo giocare alla play, cioè non lo so, ditemi voi come sto. Ok. Allora, no, su. Ma? Sì, puoi entrare tranquillo. Tanto, ripeto, non ti si vede da così. Che? Cioè, mia madre ha tirato fuori tipo i fogli là per le cose e c'ho. Ah, c'ho qua un disegno di un Yveltal fatta a matita poco prima che mi chiamassero così. Pure mi è venuto un botto figo sto cazzo di Yveltal. E qua c'è il disegno del. C'ho un disegno di un furry boy kisser. Non posso farvelo vedere, però ho disegnato il furry boy kisser. E il santo. Cinocefalo. Aspetta che se posso far. No, però dovrei attivare Google, dovrei far laggare un botto sta live, però. Cioè, cercate su Google il santo cinocefalo. È un santo con la faccia da cane. Sì, è esistito veramente. Non è vero, non è esistito veramente, però la gente diceva che esisteva, quindi sì. Santo cinocefalo. Santo. No, non mi ricordo come cazzo si chiama, però era un santo con la faccia da cane. Adesso è così, invece tipo c'ho gli amici miei che. Cioè, alcuni magari si preoccupavano, altri invece erano tipo al. Eh sì, ma quindi viene il mio cazzo di compleanno, Dio santo. Notate per il futuro, se mai qualcuno che è chiamato Godseken diventasse famoso, fatelo bannare, inventatevi delle cose, fatelo querelare, non lo so, qualsiasi cosa. Così tanto perché c'è un pezzo di me. No, non è vero. Non querelate i miei amici, però sì. Un giorno, giuro, prendo anche. Ma pure per scherzare lo denuncio, così tipo alla burla. Altro perché sto tipo sto in un cazzo di ospedale oltre a fare il saccente del cazzo il signor Sapientino.
Aspetta, slash web. Ah, no, ho fatto weather clear. Il saccentino del cazzo, Dio merdo. Ha preso e diciamo ha stato pure rompere le palle sul suo compleanno. Tipo, frate, io tipo, sono in ospedale, non so quando torno. Che cazzo vuoi? Perché ancora appunto non sapevo quando potevo tornare, quando mi avrebbero dimesso. Diciamo questa cosa qua è stata tipo roba di 3 giorni, infatti, 4 giorni, quindi è quello. Che cazzo ne so quando mi dimettono, ma se posso andare. Però rompevo il cazzo, quindi infatti tipo, Gozze che si sta ascoltando, sappi che sei un pezzo di merda. Ti farei un cazzo finto per il compleanno, però non te lo faccio soltanto perché stiamo da W. E non voglio mangiare con un cazzo di gomma davanti. Te lo faccio soltanto per quello. Cioè, non te lo faccio solo per quello. Perché se no te lo farei, cazzo. E mo magicamente si comincia Berserk dopo che io e Peppe gli abbiamo fatto due palle tante. Perché secondo lui My Little Sub Darling era meglio di Berserk. E quindi Berserk che merce, insomma il merda, tutti il merda, bello dress up. Perché io e Peppe ne parlavamo. Ma invece ti vuole cominciare Berserk, il frocio, perché probabilmente il signorino Peppe gli ha detto di cominciarglielo, quindi il signor frocio ha deciso di farlo solo per quello. E c'è gente che dice che faccio schifo come persona. Sì, è appunto, ma infatti conta che pure il nostro gruppo di amici, diciamo che c'è un po' il frocio, lo chiamiamo, non per diciamo simpatia, non in maniera amichevole. Diciamo che c'è un motivo se lo chiamiamo frocio. Diciamo il amo che amichevolmente, ma non tanto frocio. Quindi sì, diciamo che è un po' un pezzo di merda. Se lo dico in live, quindi se mi stai ascoltando, sappi. Intanto so già che non mi ascolta, intanto perché, cioè, secondo te lui mi va a vedere le cazzo di live. Però sì, sappi che sei un figlio di bottana. Di puttana. Ah, no, abete. Ah, non è abete, non è quercia. Questo è abete. È di abete. Ok. Non so se fare che il tetto pure di qua esce un pochetto per così. Sì. Non so, infatti poi c'è gente così, ma ti ripeto, pure a livello di cose è cagazzi di competizione. Ci siamo sempre presi, insultati, cosati, però nell'ultimo periodo è ritornata la vecchia il ciclo, è ritornato come qualche anno fa. Il solito ciclato di sempre. No, no, che no, qua è meglio che faccio che così. Era meglio così. Più carino così. Ok, più o meno ci sta. Non è che fa il pincioncino, è che si era addolcito un attimo, sembrava essere un po' meno stronzo, un po' più persona normale. Non ti dico così, ti dico una. Che tu dici, vabbè, è normale, un cazzo di niente. Infatti, mia madre, ah, vabbè, ma si è accosato. Un cazzo, è andato solo di rompere le palle, non lo so, ti ripeto. Non lo so che cazzo gli prende, fa tutto, li litiga da solo, boh. Io dicevo, vabbè, pensavo fosse cambiato, invece non è il solito frocio. Solito frocio.
Massimo, boh, dovresti utilizzarmi come cazzo di gay test, non lo so. Mi stupirete se lo vedessi, che ne so, limonarsi qualcuno. Spero che non andrà mai in Sicilia, perché sennò il culo del povero Peppe sarà in difficoltà, sarà in pericolo. Sì, lanterna faccio. Non so se farmi usare le lanterane o le lanterne. Per caso lui, perché lui è bimbo speciale, lui deve tornare a fare il cagacazzi come tempo così. E sembrava magari, tipo, vabbè, magari è cambiato, boh, un cazzo, è cambiato un cazzo. Aspetta, scale. Pioli, come sono scali? Scala pioli. Ah, è perché scalano, scale. Così, rompere palle. Ma non far geloso te. Non fare il geloso. Io sono di tutti quelli di Twitch. Sono tipo un po' un idol, vero, che canta le canzoni dei Chainboy, e mi si è spento il telefono. mi si è buggato un po' tutto. Fammi un attimo vedere così. Mi sa di sì. No, ok. Vabbè, poi proviamo, ok. Sono un po' come un idol, però l'idol versione Gemboy. Io sono di tutti qua di Twitch, tutti gli assolotti e le assolotte. Sì, però qua sono di... Finché sono così, io sono di tutti gli assolotti e le assolotte che sono iscritti a questo canale. Disponibili per tutti quando cazzo ho voglia di streamare. Sono uno spirito libero, non si sa mai, vorresti fare, che cazzo ne so, video alla cazzo di cane, quelli tipo senza uno scopo logico, tipo alla rimorchio con le guide di Wikiao o roba del genere, non si sa mai. Intanto tipo, l'unica cosa su cui funziona sono tipo le bambine di 5 anni, su cui dopo 2 secondi dico, ok, ciao, grazie di esserti iscritta al canale, e me ne vado. Te ne puoi andare da casa mia, ecco. O te invece non ti voglio, non ti voglio, non ti voglio, vai via! Vai via da casa mia, vai via da casa mia, questa è casa mia! 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 No, non se ne vanno. Così finché sto qua su Twitch sono di tutti. Sono un po' come Heidi Oshinoko. Qui non dico menzogne, però non dico menzogne, qua semplicemente sì. Diciamo, è quel, se qualcuno mi chiede di giocare, tranquillamente ci sto. Daniel, hello! Ciao! Tanto qua stavo continuando una casettina. Una piccola casa, brutto per sto parte qua. Solo così, forse. Sì, solo così, così è troppo pacchiana, se no. Troppo pacchiana, così è meglio, così no. Troppo, non mi cosa, se no. Perché già è grossa. Già è inutilmente grossa. Comunque, come va? Ah, a me è inutile, tipo, che me lo chiedete, perché già da 1 ora e 7 che sto parlando di cose, e più o meno avete letto il titolo, quindi sapete più o meno come stanno andando le cose qui. Diciamo, non me la passo al meglio. Cioè, almeno per adesso me la sto passando bene, però fino a qualche giorno fa non me la passavo al meglio. Fino a ieri. Ok,
Ovviamente su questo non ti ho mai detto nulla e mai lo farò, a parte che mi raccomando. Vabbè, qua diciamo che Twitch è, ripeto, è un po' come la mia terapia. Twitch è terapeutico. Twitch, soprattutto mentre faccio ste cazzate, è terapeutico. Ok. Visto che qua, questo qua è il mio mondo pieno di build, pieno di cose. Poi diciamo sì. Poi qua, vabbè, sistemo tutto, faccio un altro pezzo di piano. Comunque poi qua mi sistemo un po'. Qua diciamo è tutto quanto quello un po' come viene viene, tipo qua che ci sta sta casetta del pescatore con i ponti così. E poi questo qua vorrei prendere come spunto per non poter ricoprire proprio ponte nella vanilla insieme a amici mia. Qui diciamo è tutto quanto un po' così, è un po' come questo qua, un mondo terapeutico. Tranne questo coso qua è veramente orribile, questo qua non so se lo dovrei rifare, veramente. È carino, ma è inquietante a bestia sto Fuecoco. Perché è Fuecoco? Però è brutto. Non lo so, però Fuecoco non è bello, quindi ci sta. Così. No, sì, diciamo che ho pure amici che magari fanno gli stronzi e altri invece sono un po' più, diciamo, hanno un po' più di tatto. Che diciamo così, diciamo, non gli ho detto quasi. Niente a nessuno di queste visite, no? Più che altro qua perché non sapevo cosa cazzo dovessi fare di preciso. Nel posto di allarmare e dire stronzate inutili, ho preferito un attimo aspettare. Almeno da averci un poco, qualcosa tipo semidiagnosi, qualcosa così. Questo qua è lo sniffer. Lo sniffy sniffer. Lo sniffy sniffer. Minime. Minimad. Qua che poi dovrò sistemare Gura cattiva e con Calliope. Insomma, tutte quante build carucce. Questa qua di Calliope è venuta veramente figa, con un po' di quegli spuntoni sulle spalle, come il suo abito. Volevo fare una cosa un po' particolare. Comunque mi sa che fra poco deve venire mia zia. Sì, perché mo dovranno cominciare tutti quanti a farmi le visite, a farmi tipo la oh poverino, stavi male, stai tipo cazzo. Non me ne sentivo per tutto sto tempo e adesso qua deve venire, grazie. Ma vabbè, sta zia qua comunque già era venuta a casa, quindi lei non è una colpa, sono altri parenti che se ne sbattono il cazzo e prendono e danno 30 euro come contentino. 30 euro che utilizzerò per i DLC di Pokémon da portare in live. E da giocarci pure un po' poi per i ragazzi miei, però. Si danno comunque roba da portare in live. Questo cazzo di Wailord qua lo voglio rifare. Io sono un bravo piccolo Beaver che vive da tutti i Pokémon. Questo è Cirno Cirumiru. E non so se fare qualche altra costruzione oppure no. Diciamo più o meno in sta live molto caciarona, molto così ho chiarito un pochetto le cose che sono successe. Sì, penso positivo perché sono vivo. A questo qua non ve l'ho fatto vedere, che è solo un'entrata di una caverna custom, solo così un po' l'entrata. Per le nuove caverne qua 1.20. Che queste cose sono tipo quelle a spaghetto. Poi qua non ho più continuata. Se no ci sta un'altra parte, un'altra caverna custom che non vi ho fatto vedere. Che non so mo di preciso dove cazzo stia, però sta in una di ste parti. Da qualche parte qua. Da qualche parte qui. Eccola. C'è il carretto con il diamante, gli alboscelli, che qui fanno tipo un mod di cose da entrata, aspetta qua poi alcune cose le rompo così danno un effetto un po' meglio, però. Tutto quanto qua con i minerali, roba messa da me, scavato da me, i diamanti messi qua, l'oro, sì, diciamo ho voluto fare un pochetto tutta sta roba qua.
E poi da qui si esce, da qui, e poi là ci sta un altro pezzo. Però non ho ancora modificato, vabbè. Poi diciamo che in questi giorni qua l'unica cosa che mi è rimasta e penso un pochetto resterà è un po' dei mal di testa, però tutto il resto comunque mi è passato. Adesso sto bien. Queste altre cose qua posso farlo pure da altri lati. Così, vabbè, poi non so cosa interrompere la live, più che altro era per continuare un attimo un po' di costruzioni ed era per dirvi che sì, sto bene, sono ancora in vita, farò live quando volete, quando voglio e niente, funziona ancora, queste mani vanno, ci ho potuto disegnare mentre stavo all'ospedale, ci ho potuto disegnare, ripeto, pure se magari ha alcune dita un po' di sensibilità. Se, da quello che ho visto è un po' se ne andava a farsi fottere o non ce l'ho mai avuta, non lo so. Però diciamo che quello che ho visto è, però sti cazzi, diciamo più o meno posso disegnare, posso fare, ho potuto fare. Sì. Quindi vabbè, se un giorno questi qua volessi rifare delle live in cui disegno, cosa che nessuno mi segue mai, quindi vaffanculo. Vaffanculo perché la gente me lo chiedeva, ma vaffanculo. Poi prendimi le dita. Ok, vaffanculo. Ah, fanculo. Perché no? Non faccio cose. Me lo chiedete? Poi non venite. L'ultima volta che me l'hanno chiesto, poi non era venuto nessuno. Bastardi. Quindi vabbè. Sto bene, così posso ritornare a fare live. Posso tornare a giocare bene. Non lo so com'è, però sì. Ci avrò un po' di mal di testa, un po' di mal di occhi, ma queste cose qua. Ci posso fare un cazzo. Ma hanno dovuto togliere la chicentesi del cazzo di liquido cerebrale. Quindi non so se si sia del tutto riformato i mal di testa, dipendono da quello. Oppure se è un fatto esterno, non lo so. E semplicemente ho mal di testa a sto periodo. Ah, però adesso sì. Sto a posto così. Penso che staccherò la live, visto che fra poco viene mia zia. Devo pure andare in bagno, quindi beh, è stato un onore stare in live anche oggi. E beh, sì, pure il caldo, sì. Beh, da oggi da me è scricciolo, è tutto. E beh, ci si vede alla prossima live. Goodbye e stay tuned, stay tonno. Peace.